Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video extra. Oggi voglio parlarvi brevemente di Pumpling, ma soprattutto voglio fare un nuovo unboxing con voi, visto che ho tre ordini qui da parte già da qualche settimana e non vedevo l'ora di aprirli assieme a voi. Come avrete capito, io già da qualche mese collaboro con loro, infatti vi lascio sempre il codice sconto 7potter per avere il 15% di sconto sulle loro magliette, ma anche su tutti gli altri prodotti, come ad esempio gli zaini, i calzini, le cover, i poster. Sono davvero tantissime cose super nerd e, come saprete, qualora voi utilizzaste questo codice sconto, una piccolissima parte andrebbe a sostegno del canale. Voi avreste lo sconto e io avrei indietro qualcosa per poter migliorare i contenuti del canale. Ma detto questo, oggi indosso, come vedete, una maglietta del Trono di Spade e si tratta della mitica Hold the Door. Io quando l'ho vista l'ho acquistata subito perché secondo me è davvero fighissima. Qui troviamo Hodor intento a bloccare la porta e tutti i White Walker, o come diavolo si chiamano, tutti gli estranei dietro che stanno per assalirlo. Quindi ragazzi, questa qua mi era piaciuta tanto, ma ne ho acquistate anche altre, ad esempio questa qui di Star Wars con l'elmo dello Stormtrooper, che anche questa mi piace tantissimo, l'ho già mostrata su Instagram, quindi qualora non mi seguiste su Instagram ragazzi trovate sotto in info box tutti i riferimenti. E ho acquistato anche questa qui di Hogwarts, questa in realtà me l'hanno mandata loro, devo dire la verità, ma ve l'avevo già mostrata in un altro unboxing e la uso tantissimo, mi piace davvero tanto. Questa qua a tema Harry Potter naturalmente, e poi abbiamo anche quest'altra a tema Harry Potter che ho già utilizzato in qualche altro video con il simbolo dei doni della morte. Anche questa qua mi piace davvero tanto, ma ce ne sono davvero tantissime di nuove ogni giorno e ad esempio ultimamente ne è arrivata una fighissima con il castello di Hogwarts in stile Van Gogh che sicuramente prenderò. Ma adesso bando alle ciance e cominciamo a spacchettare, sono curiosissimo, vediamo cosa c'è qui dentro. Qui dentro maglietta potteriana ragazzi, cominciamo benissimo, eccola qui e già vedo Harry con Edwige. Anche se non ho la minima idea di quale sia il tema totale della maglietta. Quindi tiriamola fuori dalla bustina. Eccola qui. Allora, wow, sì, me l'ero dimenticata completamente. Ragazzi, si tratta di Edwige. È una maglietta nera come al solito. Credo di averne presa anche qualcuna di altri colori. Ed è totalmente nera con Edwige enorme. E poi qui, vicino alle zampe, troviamo Harry con un altro gufo che naturalmente è Edwige, che sta consegnando una lettera proprio ad Harry. Beh, mi piace tantissimo, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, naturalmente userò anche questa nei prossimi video. Sono davvero contentissimo, poi la qualità di queste magliette me l'avete confermato in tanti, tutti quelli che hanno acquistato queste magliette me l'hanno poi detto in privato, sono davvero di altissima qualità, sono morbidissime e anche se vengono lavate spesso non perdono l'immagine, quindi sono davvero contento di aver cominciato questa collaborazione con loro, perché sono davvero prodotti di ottima qualità e costano davvero pochissimo. Poi ragazzi, passiamo al prossimo pacco, questo un po' più sostanzioso, vediamo cosa c'è dentro. Ok, sì, infatti questa qui è azzurra, è di un altro colore ed è a tema Re Leone. Questa me ne è piaciuta tantissimo, design molto originale, ed eccolo qui, troviamo il nostro Simba con la sua criniera di foglie. Questa mi è piaciuta anche tantissimo appena l'ho vista, anche il colore mi piace molto e sicuramente la userò tantissimo anche quest'estate. Devo dire che sono sempre una più bella dell'altra queste magliette e come sono in video poi arrivano esattamente uguali, quindi mi fa davvero piacere che le aspettative non vengano mai deluse. Ma andiamo ancora avanti perché dentro il pacco c'è un'altra maglietta e poi mi sembra non esserci altro. Eccola qui. Beh, ragazzi, mi è arrivata un'altra maglietta uguale a quella. Mi sa che si sono sbagliati quelli di Pumpling. Vediamo un po'. Apriamola. Ma direi che è proprio la stessa maglietta, quindi adesso dovrò andare a controllare il mio ordine, perché non vorrei aver sbagliato. Eccola qui, un'altra maglietta uguale a quella di prima. E ragazzi, devo andare a controllare perché o io mi sono sbagliato e ne ho ordinate due, o si sono sbagliati loro e me ne hanno mandate due. Qualcuno avrà sbagliato. Bene, niente, mettiamola qui da parte e continuiamo l'unboxing. Ecco qui un altro bel pacco e andiamo ad aprirlo immediatamente. Se c'è un'altra di quelle magliette mi impicco. Allora, questa l'avevo proprio dimenticata. Questa è bellissima, non è né tema Harry Potter né tema cartoni, è un tema un po' giapponese. Se solo riuscissi ad aprirla, vabbè, andiamo
di forza brutale, ok, eccola qui. Ragazzi, guardate quanto è figa questa. C'è una fetta di pizza che va a ricordare un po' la scena epica di King Kong. Eccola qui, la pizza arrampicata sul Chrysler Building, più o meno dovrebbe essere quello. E poi abbiamo degli aerei che volano attorno. E questa scritta in giapponese o cinese, comunque credo più giapponese, visto lo stile. E mi è piaciuta un sacco, ma davvero un sacco. Ed è, non lo so, mi piace tanto. Quando l'ho vista mi ha subito colpito e quindi anche questa probabilmente la userò. Il bianco mi sbatte un po', ma non mi interessa perché il design era davvero molto bello. E abbiamo ancora della roba qui dentro, vediamo. Abbiamo anche dei calzini, ragazzi. Guardate questi qua, ve li faccio vedere più da vicino. Perché, come vi dicevo, Pampling non fa solo magliette, ma fa anche calzini, zaini, scarpe, poster, fa davvero tantissime cose. E c'erano questi calzini in promozione, come vedete Pampling è scritto anche sul calzino, e sono a tema Trono di Spade. Infatti vediamo la fantasia riportata sul calzino, c'è lo stemma degli Stark, lo stemma dei Lannister, quello dei Tully, quello dei Baratheon, quello dei Targaryen, abbiamo anche il sole con la lancia, che è quello dei Martell. Davvero, bellissimi, mi piacciono un sacco, c'è anche il Kraken dei Greyjoy, bellissime. Davvero queste le userò, così avrò sempre un po' di Trono di Spade con me anche al lavoro. Mi piacciono tanto, queste costano davvero poco, attorno ai 4 euro, ma spesso e volentieri sono anche in sconto, quindi ve le straconsiglio. E poi eccola qui, anche questa a tema Harry Potter, ragazzi, ed è una maglietta che se non sbaglio riporta la scritta Always o qualcosa del genere, vediamolo un po'. Allora, io odio la frase Always After All This Time, perché davvero è ripetuta ovunque, è diventata quasi nauseante. E non compro mai cose che riportano questa dicitura, e soprattutto quando c'è anche il faccione di Piton mi dà davvero fastidio. Ma in questo caso mi è piaciuta tantissimo perché c'è questa boccetta che ricorda un po' la boccetta del pensatoio, comunque una fiala che contiene un pensiero, e questa scritta un po' evanescente che appunto fuoriesce dalla fialetta. Mi piace un po' lo stile anche del carattere, quindi l'ho voluta prendere per questo motivo, così ho anche un'altra maglietta da utilizzare nei miei video potteriani. Beh, ragazzi, le magliette sono tutte qui. Fatemi sapere cosa ne pensate, se ne avete già acquistate, mostratemele. Mandatemi delle foto su Instagram con le magliette di Pampling. Fatemi sapere se avete utilizzato il codice sconto. Fatemi sapere cosa ne pensate. A me piacciono davvero tantissimo e sicuramente ne prenderò altre. Ormai sono diventate le magliette ufficiali del mio canale. E ragazzi, a questo punto vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Spero di avervi fatto 5 minuti di compagnia. Come al solito, mi raccomando, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Seguitemi su Instagram, perché alcune magliette, quelle di prima, le avevo unboxate su Instagram in anteprima. Io di solito faccio vedere cose anche lì su Instagram. Unitevi al gruppo Telegram che trovate sotto in info box, quindi come vi dico sempre, controllate sempre l'info box perché metto lì tutte le informazioni, trovate le liste dei desideri di Amazon, tutti i prodotti potteriani scelti da me che trovate su Amazon, oppure libri e tantissime altre cose, tutto sempre in info box. Beh ragazzi, adesso la smetto di annoiarvi e vi do appuntamento a martedì con un nuovo video. Ciao! Ciao!